devi fare? Samba. Tengo le sedute troppo... Io pure c'è un click e compressione, già lo fa. Metta, ah Gino, sì, me metta la marcia io. Gino, qui. Me la leggi un attimo. Avete visto quelle scritte a terra? Ma ci sono sempre state. Ma quando ma? Stai chiudendo l'estensione. Trial H, i good H. Fai come mai stai chiudendo l'estensione? Perché è troppo libero. Ritornavo troppo veloce. Non riesco a scendere, hanno pipì, mi sbatto in faccia. Quando poi la stanchezza aumenta, La ricetta ne è più. Ah, invece a me si è chiuso l'anteriore come ho forzato sull'anteriore. Ma lei è normale, che ho fatto di più. Vabbè, io ho usato il freno in ansia quando si è chiuso. No, ma è normale. No, è stato troppo, un po' troppo brusco. Secondo me avrei bisogno di un altro po' di precarico. Capito? Ma frenala un po'. Eh? Frenala un po'. Ho l'impressione che scende troppo più che e se la freni scende meno, così dici, se è così di compressione, dici tu, frenare di compressione. Grazie. Se è così subito fai, ci tempo di compressione 3 click, se vedi che la cosa migliora allora è come dici tu, non scende troppo senza toccare grandi cose, capito? Poi se vedi che non è così, torna al red, allora vuol dire che è troppo alto. Ci sei Mimmo? Vai enduristi!
Mimmo, se ti sei fermato devi solo tornare indietro. O torni indietro o parti di là. Di là ci sta una piccola risalita. Provo di là. Ho visto, ma lui qua è sempre stato veloce. Devo rimettergli come stava la moto, così vediamo se era la moto e lui. Comunque pure qua fa la polvere. Infatti l'ho alzato un polverone. Ha alzato la polvere, ma ci si sente giù e giù da fuori. Comunque dico una cosa, fuori traccia è molto più facile. Sono più sì. Molto la traccia comunque. Ma infatti io sono uscito dopo. Io mi sono fermato e sono dovuto andare fuori traccia poi alla fine per ripartire, perché a ripartire dalla traccia è impossibile. Sono le pietre tutte smosse. Il problema è che ho la sensazione che mi ritorna troppo bruscamente il posteriore. È tutto. Troppo libero, cioè mi creava proprio difficoltà. Io con 5 click, mo la moto ci davanti mo copia con una bellezza. Con 5 click. Allora. Di compressione e estensione. Tolti. Ho tutto di 5, e quello mi ci batteva fa ogni per pom 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 pom. Guarda, io parto con la motocicletta in un modo e arrivo sempre in un modo. Cioè, come parto, ti ricordi qual è l'estensione dietro? Sotto. No, sotto è il generale. Ah, sì, questo è quello Rollins, c'hai? E c'è scritto, il nero? Di destra. No, aspetta, questo c'ha, no, aspetta, questo c'ha il generale, le alte e le basse, quelli sotto chiuso. Sotto è il generale. Ma poi c'hai le alte e basse tu. Sopra? Non c'è il ritorno, è forse quelli sotto per chiuso. No, questo è uno il ritorno e uno è la compressione. Sono basse e alte. No, hai ragione, sono basse, alte e ritorno. Cioè, c'è scritto nel bambo, tu vuoi? No, non c'è scritto purtroppo. Dovrebbe essere quello. Quello nero. Quello di destra. Quello di destra, diciamo. Però guardandolo di destra, come stai tu questa a sinistra? Com'era sta vedendo? Aspetta. Bella, compà. Uno, due, poi, tre, quattro. Se non ce la fai salire, altri tre e chiudi. Come è questa moto che quando prende il pietrone cioè si muove sì, troppo ma non mi frena la... allora prendi il primo come il neo prima e il secondo è contro balzo chi le cade perché l'inerzia ti porta ti spinge ti immagini che se noi andassimo due qua sopra a fare la seta a due e tu da solo allora per quello siamo fortunati perché lo sai di comunque l'ho aperta di un click la compressione ma la riconosco perché l'avevo chiusa stava ancora un po' chiusa questo fatto come hai detto tu non frena né in un modo e né nell'altro ma dove è scritto Rocco? Non vedi scritto rebamb sopra oh ma i click non puoi accorgertene proprio così con la mano ho come impressione Giampa vedi se li trovi che una moto pesante vuole un'idraulica più lasca secondo me no. Se no è troppo a te. Ma intanto qua come la rigidisco? Se rigidisco troppo l'anteriore mi salta troppo. Ma perché tu continui a usare la compressione? Devi usare l'estensione. Stanno registrando l'estensione. Non me ne accorgo, capito? Te ne accorgi subito. Quando la moto salta, non toccare la compressione, chiudi l'estensione. E vedi che non salta più. È il ritorno che ti spara in bocca, non è mai la compressione che ti spara in bocca. La compressione spara solo se stai a fondo corsa, che acchiappi la parte di ferro pam, e ti fa in faccia, ma se tu scendi anche rallentato non avrai mai il colpo secco, ce l'hai al ritorno, ce l'hai quando la moto prende l'impatto e torna su. Ma guarda, hai di fritto. Fatto? Sì, però non sono convinto che quella è l'estensione.
però come dici tu, ci sta la... Ho chiuso due sotto, in modo che è rallentato in generale tutto, e poi ho chiuso un altro poco quello che dovrebbe essere però mamma mia. Ma tu non devi toccarla, secondo me, perché la tengo di più così. Io non la vedo, io la vedo che torna molto veloce. Sì. Torna molto veloce, però... Scusa, ma chiudi... Ma sei già stato forte. Pure se è tutto chiuso torna veloce, devo chiudere... Non ti preoccupare quello che fa male, tu chiudi e poi guida. Tu pensa, la reazione sotto la mano non è la stessa che hai quando guidi. Riapro sotto. Sì, sotto, secondo me la finisci, l'alzi ancora di più così. Ma noi dobbiamo salire là? No. C'è peccato, mi sono bella fatta. Ah, questa qua la facciamo scendere, poi devo fare pure a salire se vuoi. Questa è quella che facciamo scendere. Ma di qua? A sinistra. Quella dritta. Fatto? Sì, sì. Poi ce ne andiamo nei sottobosci, facciamo un po' sottobosci laggiù. Sì, sì, quella là carina. Dove prese lo scartone di dietro lui. Esatto, ma quella è la parte alta, diciamo. Poi c'è la parte bassa qua, dove... Andiamo prima e poi c'è. Non ti vuoi far passare l'altra volta. Dove? Non ti volevi far passare l'altra volta? Io? Ti ricordi che stavi avanti col giro dietro che riprendevo, davanti dietro a te? Sta riprendendo? No, non la ricordo. Tocco, riprenda? Sì.
ci puoi stare seduto dai gas. Ma invece ragione di Luca, è un salotto, cioè tu sei sul salotto e poi specie macchina a due ruote, è incredibile, guarda, stavo pensavo di distruggermi fisicamente, invece vedo che comodo proprio, non sto neanche affannato, incredibile, dopo due mesi, oh, si era sentito un po' di stanchezza, senza acqua ancora non hai bevuto? È che la bottiglina mia, guarda qua, a me 2,50 che ho bevuto, niente, ho fatto tutte le litre e mezzo. Senti, io per sicurezza mi hanno portato due bottiglie, poche bottiglie in più, anzi, no due, forse sono tre. E come, ma quello è il Camelback che ti porta a bere di più. Sì, infatti io per esempio sulla bicicletta non lo sto usando. È peggio, secondo me, un taglio. Sulla bicicletta sto usando la borraccia, la mezzo litro. Io invece ho proprio bisogno, io mi sa, quando non stavo bevendo, quando stavamo, eravamo seduti da solo, Mimmo non sparava. Invece appena ho iniziato a bere... Che è Mimmo? E Rocco? Non l'hai visto? L'ho sentito, ma comunque stava dietro. Ma fallo andare piano, lui ci fa male il braccio, là sotto nella pietra è difficile. E ci piacciono pure, quindi stava comunque dietro. Si massacra questi cubi, là ci fa male. Bella questa vetraia a scendere. Ti piace, eh? Aspettate pure! Oh! Ca! Per la caccia, sto facendo le segugge! E che da ricordi? Che luna vi è? Che luna con tutto severo, come caspita ti fai? Se sai qualcosa, la macchina qualcosa. Sì, non mi sentivi a me, Rocco? No. Stavo un poco distante. Ce la fai? Sì, sì. Alla Daniva! Tua madre!